Pizzi, il presidente dell'associazione Antichi Sapori di Romagna, Sagra della Seppia, e si ritorna. Finalmente posso dirti, Renzo, ben ritrovato. Ben ritrovato, sì, perché dopo 3 anni che siamo stati fermi, l'anno scorso siamo ripartiti e siamo ripartiti alla grande, e perciò quest'anno abbiamo tanta voglia di fare. Qui c'è bisogno di tanto volontariato perché ci sono oltre 700 posti al coperto. Sì. E questa sera, che è la prima sera che abbiamo fatto con le scuole, che l'incasso, sull'incasso che facciamo, il 10% va alle scuole. E questa sera ci sono circa 160 volontari che lavorano, proprio questa sera. Durante il giorno un po' meno, perché lavorano solo in cucina, è chiaro che la sala non ne ha bisogno, ma alla sera siamo più o meno sempre quel numero. Diciamo che i bambini e le famiglie, aiutando voi, venendo qui a cena, vengono aiutati a loro volta. Questa è una collaborazione bellissima, perché insomma si insegna ai ragazzi qual è il valore della solidarietà. Esatto, io credo che il valore della solidarietà sia proprio anche questo, perché delle volte dare dei contributi non sapendo da dove vengono, cioè nel senso del lavoro, mentre invece quando i genitori vengono a mangiare con i bambini, dove gli hanno detto che quello che pagano, il 10%, gli ritorna indietro, credo che sia una delle cose più belle. Bellissima anche la collaborazione, continuando con i ragazzi, con l'Istituto Alberghiero. Altro punto molto importante della vostra edizione di quest'anno. Sì, la Scuola Alberghiera ha fatto, mi sembra, un patto di scambio con l'isola di Guadalupe. E i ragazzi si alternano, vanno e vengono, e perciò inizialmente ci siamo trovati che ci avevano chiesto se gli fornivamo una capannina per fare dei suoi sorbetti, fare delle cose loro, e noi gli abbiamo detto va bene, gli abbiamo dato quello, gli abbiamo dato da gestire il bar dentro la sagra, e poi hanno mandato anche dei ragazzi ad aiutarci in cucina. Stamattina c'erano 2 ragazzi per fare dei dolci, e stasera ci sono dei ragazzi là in mezzo che io non so cosa facciano, perché non vado tanto in cucina. È bello capire che comunque le nuove generazioni, e soprattutto l'Istituto Alberghiero di Cervia, manda dei giovani qui per capire quelle che sono invece le antiche tradizioni, perché la Sagra della Seppia ripercorre un po' le ricette tipiche, classiche del cervese doc. Cervese doc. Infatti noi abbiamo tanti ragazzi, tanti giovani che si piano piano approcciano questa sagra, perché indubbiamente noi sarebbe ora ormai di tirarci indietro e lasciare in mano ai giovani per portare avanti tutte queste cose, perché dare un incentivo alle tradizioni è bello, ma far capire ai giovani cosa sono le tradizioni è tutta un'altra cosa. Ecco, a proposito di generazioni passate, il saluto a Giunio Farabegoli ci vuole. Giunio è passato negli ultimi giorni, è passato tutti i giorni. Oggi è una bellissima cosa, stamattina che è venuto e c'erano questi 2 ragazzi dell'alberghiero che facevano dei dolci. Gli ho fatto una foto in mezzo, l'ho messo in mezzo, questi 2 ragazzi, dove ho detto quello di ieri e quello di oggi, cioè per capire. E Giugno ha 94 anni, mi sembra, più o meno, perciò credo che sia, è un emblema di questa sagra, perché c'è dal primo anno e questa è la 23esima, contando che siamo stati fermi anche 3 anni. Noi cerchiamo di fare queste cose perché alla fine il ricavato che ci sarà andrà in beneficenza, e speriamo che ce ne siano tanto, perché la nostra beneficenza va sia per le scuole, sia per la comunità. Noi lavoriamo in comunità. Allora, non solo ovviamente beneficenza, ma anche tanto menù. Adesso quello andremo a vederlo con colei che insomma guida un po' la brigata di cucina. Ma vogliamo sottolineare che siete aperti sabato e domenica a pranzo e a cena, tutti gli altri giorni sempre a cena e con qualsiasi tipologia di meteo, perché poi ci sono anche tanti camperisti che stanno arrivando e stanno chiedendo. Quelli ne arrivano tanti. Da domani sera si comincerà
a riempire le prime piazzette per i camper. Allora andiamo in cucina a vedere, a carpire qualche altro segreto, ricordando che il giovedì come sempre invece è il pranzo dedicato alle associazioni ma anche e soprattutto ai nonni, che non dimenticate mai. Che infatti abbiamo detto che quest'anno vogliamo mangiare di qua anche noi, perché è ora che mangiamo di qua anche noi. No, il giovedì facciamo sempre il pranzo per gli anziani della casa di riposo con la cooperativa Lo Stelo, poi dopo ci sono le autorità civili e militari, ci sono un po' tutti, ecco, questo è un nostro spirito, anche quello che comunque il giovedì mangia comunque 150 persone, insomma. Tutte le sere si viene qui a cena, ricordiamo il sabato e la domenica pranzo e cena, e il piano bar tutte le sere. Il piano bar tutte le sere, che funziona fino alle 10:30, funziona il piano bar, e ci sono sempre dei duo, che ragazzi tutti qui più o meno di Cervia, e in più in quel capannone ci sono anche degli espositori con dei prodotti tipici. Il sabato e la domenica c'è poi, alla domenica ci saranno il mercatino fuori, come il solito, ci sono i mater di Russi che portano le sue tradizioni, ci sono Ischukaren della Cassani che fa il suo, diciamo, farà la sua giornata anche loro, e questo è il contorno che abbiamo tutto per la Sagra della Seppia. Teresa Ghirardi è, diciamo, il capo brigata di cucina, e ha sostituito credo molto degnamente il nostro Giugno Farabegoli, che so che comunque viene ogni tanto a vedere per illustrare il territorio. Anche questa mattina era qua con noi, sì, viene a vedere se facciamo bene le cose di cucina. Perché, insomma, la tradizione va mantenuta. E allora, qual è questo menù della tradizione della Sagra della Seppia, che è imperdibile? Sì, noi abbiamo mantenuto questo menù perché abbiamo visto che a Sodato piace, e quindi non abbiamo cambiato una virgola. Abbiamo praticamente un antipasto di mare, e poi abbiamo i crostini San Giuseppe e questo, diciamo, è piadina al prosciutto per chi non ama il pesce, magari i bambini a volte così. Poi abbiamo i primi, che abbiamo gli spaghetti al profumo di mare, che sono buonissimi, in bianco per chi non piace il rosso. E poi abbiamo la lasagna al nero di seppia, che la facciamo noi, fatta da noi. E poi dopo abbiamo il risotto, che è speciale. E poi dopo nei secondi, e poi abbiamo gli strozzapreti al ragù per chi non ama il pesce e vuole stare in compagnia di Poi di secondi abbiamo la seppia con i piselli e la seppia alla romagnola con i fagioli. È un classico piatto qui di Cervia. Sì. Allora, la seppia diciamo che la fa da regina, perché è quasi in tutti i nostri piatti, insomma. Poi abbiamo gli spiedini di calamaro e di gambero, e abbiamo il fritto misto, patatine fritte, e questo è il nostro menù. Non abbiamo tantissime cose, ma quello che facciamo le facciamo. Perché... Ne ha fatto invece un elenco lunghissimo, ma tra l'altro anche dolci. Vuoi non mettere alla fine un dolcetto? Allora abbiamo... se ci fosse ancora spazio. Noi abbiamo i nostri dolci romagnoli, la classica zuppa inglese, che anche quella viene fatta da noi qua, e la ciambella romagnola. Da ringraziare poi tutti questi volontari, bravi signore e signore, che credo mettono tanto impegno e tanto amore in questi piatti. Io ho visto tanta di quella gente di volontariato quest'anno che non avevo mai visto. Tanta brava gente che viene qua, si impegna e lavora come se fosse proprio il massimo. Quanta seppia avete pulito e preparato? Quintali, andiamo a quintali, non andiamo a chili, andiamo a quintali ogni giorno, tanta. Seppia qui della zona? Sì, certo, la nostra seppia, insomma. Assolutamente. Seppia, calamari, gamberi, abbiamo di tutto e di più. E anche le cozze ce le portano dalle costare di Cervia, quindi vongole fresche, usiamo... Tutto condito col sale di Cervia. Certo, che ce l'abbiamo, non so se ha avuto occasione di vederlo quando girava per la cucina, che abbiamo proprio i sacchi del sale di Cervia, che ce l'hanno donato le saline. Bene, allora non manca proprio nulla, mancano solo i commensali, che invitiamo a venire qua. Andiamo, certo, li aspettiamo a braccia aperte. Buon appetito a tutti e vi aspettiamo. Le aperture sono durante i 5 giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 19, il sabato e la domenica a pranzo dalle ore 12.
Piano bar tutte le sere? Tutte le sere il piano bar dalle 8 cominciano a suonare. Vi aspettiamo? Aspettiamo tutta la gente. Abbiamo detto dove siete e come fanno a riconoscervi, Presidente? Ormai ci riconoscono a memoria, siamo a Pinarella, siamo in una zona che comunque è bellissima, che quest'anno ha fatto anche questa piazza nuova dove abbiamo l'altro stand, e Pinarello davanti al centro commerciale in via Tritone, comunque ci conoscono bene ormai, grazie.